Il calcio, materia imprevedibile per antonomasia, può essere esaltante e crudele allo stesso tempo. La Recanatese stava portando a casa un successo dal valore incommensurabile e dal 92esimo, con il doppio vantaggio, oggettivamente nessuno poteva pensare al peggio. Invece l'Isernia ancora una volta dimostra un carattere indomito e trova due reti sperate approfittando di una retroguardia giallorossa forse stanca, sicuramente rivedibile. Così i padroni di casa si vedono sfuggire dalle mani un successo che avevano costruito con fatiche e con merito dopo un match di grande sacrificio ed una ripresa fin lì impeccabile. Peccati gravi di gioventù che rischiano di essere pagati a carissimo prezzo anche sotto l'aspetto morale, perché fiducia ed autostima, specie per i più giovani, sono fattori di grande importanza. La gara è stata divertente, senza un attimo di respiro. I molisani hanno adottato un atteggiamento indecifrabile, variando continuamente la posizione dei suoi giocatori e subito palesando la volontà di giocarsi per intero le proprie chance. Bilò tiene inizialmente Mordini in panchina con Canonici alle spalle del binomio offensivo Pepa d'Angelo. Partono meglio gli ospiti, che approfittano di una distrazione di Marchegiani con il diagonale di De Filippo che termina al lato di un niente. Poco dopo una punizione di Cascio sfiora il montante e gli errori proseguono. Stavolta sono i biancazzurri che si fanno sorprendere da Canonici, la cui conclusione incoccia sul palo. Non c'è davvero un attimo di respiro e la Recanatese passa all'11esimo. Daniel Ferrante mette in aria il pallone, contatto sospetto su D'Angelo con l'arbitro che sorvola. Arriva Pesaresi che insacca di sinistro. I leopardiani prendono coraggio, un loro break favorisce Pepa con Draghi che stavolta però ci arriva. Al 28esimo il pari su schema da calcio d'angolo di Cascio, tocco al limite per l'interessantissimo Baby Antinucci che trova il pertugio giusto. Le emozioni proseguono, 41esimo Canonici prende palla sulla tre quarti, appoggia per Pepa che sfiora il montante. Molto meglio la Recanatese nella ripresa con gestione della palla e ripartenze. Al 17esimo punizione di Alfieri che libera Raparo davanti alla porta con il diagonale che termina fuori. Poco dopo, sul lancio dalle retrovie, D'Angelo sbuca tra Jimenez e Franzese, quest'ultimo ingenuamente lo atterra ed è rigore che lo stesso D'Angelo impeccabilmente trasforma. Sembra fatta al 36esimo, quando ancora D'Angelo approfitta di un disimpegno errato, appoggia per Valleca, al quale non sembra vero di sinistro di spingere il pallone in rete. Invece il veleno è nella coda, al 47esimo accorcia le distanze Cascio di sinistro in area e all'ultimo respiro De Filippo anticipa Ferrante praticamente immobile e regala ai suoi il 3-3. Un risultato amarissimo per la Recanatese che subisce una lezione severa. Per tirarsi fuori dai guai serve ben altro, ma l'esperienza non è merce che si acquisisce dall'oggi al domani. Invece purtroppo la classifica ha le sue esigenze e quelle non aspettano. Sì, sicuramente ci portiamo a casa un punto, però oggi non salvo nulla della partita della mia squadra, che abbiamo, secondo me, la peggiore partita che abbiamo fatto dall'inizio dell'anno per approccio, per atteggiamento, per... siamo stati molto supponenti e alla fine di nervi l'abbiamo ripresa, però sinceramente non sono soddisfatto. Non ho solo il risultato salvo, e la Recanatese ha fatto, secondo me, la partita che doveva fare. Era in grossa emergenza, per noi era sicuramente una grossa opportunità oggi, però non l'abbiamo sfruttata al meglio perché siamo stati, ripeto, molto supponenti, abbiamo dato per scontato un sacco di cose, e quando dai per scontato le cose, non giochi la partita, alla fine rischi di fare anche brutte figure.